L'impegno del Crotone è un impegno importante perché il Crotone credo che sia una delle squadre che mi piace di più in questo campionato di Serie B. Ha un allenatore molto bravo e ha un gruppo di giocatori importanti e credo che dopo l'anno scorso, dove non è andato benissimo per loro, perché forse erano partiti con il favore del pronostico e sono andati, magari hanno peccato un po' di presunzione. Penso che quest'anno il Crotone possa fare un bel campionato, quindi la ritengo una partita impegnativa e dura, però siccome in Serie B non ce n'è di partite facili, quindi l'affronteremo con lo stesso impegno che mettiamo nelle altre, sperando di portare a casa il risultato. Peraltro, insomma, dopo la sconfitta di Cittadella, che è uscita anche su qualche pagina ironica social, Paolo Renzetti che intervista Luciano Zauri, che hanno due opinioni completamente diverse, soprattutto del primo tempo. Al presidente Sebastiani, il primo tempo com'è piaciuto? Mica tanto. Ma io credo che i primi 20 minuti il Pescara abbia fatto male, male nel senso anche dal punto di vista dell'attenzione e dell'approccio alla partita. Poi onestamente nel vedere la partita non ho mai pensato di perderla. C'è stata un'altra situazione di gioco dove abbiamo preso un gol evitabilissimo e poi non giochiamo su un campo e contro una squadra che per noi è veramente una bestia nera, però se devo guardare la partita dello scorso anno dove ci hanno preso a pallonate, io credo che quest'anno il Pescara non meritasse assolutamente di perdere, però poi ci stanno anche le sconfitte nel calcio. Certo.